Mi hanno chiesto, ma te lo chiedo anch'io perché a me mi hanno chiesto tante volte di invitarlo, ma non voglio averci a che fare perché non mi piace. Mi chiedono, ma che fine ha fatto Andrea Diprè, visto che si era accostato molto a te? Allora, io ho fatto dei video in passato con Andrea e devo dirla sincera, cioè sono sempre sincero, tutto quello che ho detto in questa live lo penso e l'ho fatto, non ho raccontato nessuna stronzata, quindi anche su questo voglio essere sincerissimo. Io con Andrea mi sono divertito tantissimo e ho fatto delle esperienze uniche, sempre tutto nel legale, cioè io anche per un problema fisico che ho, io non ho mai toccato una droga, cioè io soffro d'asma, quindi non ho, cioè, per una paura mia non ho mai toccato Ma nessuna. ti posso fare una domanda? Scusami se ti interrompo, ma lui, qua puoi dirlo davanti al suo personaggio, ma lui è, cioè, quando dice che si droga, effettivamente si droga, cioè, ha fatto uso o fa il personaggio? Ci fa. Guarda, io posso dire che da come lo conosce, però è anche una domanda un po' capito perché non mi piace parlare per altre persone. Comunque, Chiaro, da come chiaro, però. lo posso dire io, lui è quello che mostra, ecco. Cioè, non Ok. è una Posso cosa. siamo. Quello che volevo ribadire è che io mi sono divertito un sacco con lui. Il primo periodo io ho fatto con lui, quello in cui lui ancora non si era buttato su quelle che sono appunto le droghe, insomma, che conoscete. Poi io devo dire, io ho chiuso in buoni rapporti con lui, nel senso, io gli ho detto: guarda Andrea, siamo arrivati a un punto in cui tu stai pubblicizzando un personaggio che vuole essere re della droga, Che è che è una troppo cosa che borderline per tutti. ecco, che è una cosa che io disapprovo, anche se tanti rapper adesso, comunque i rapper parlano solo che si drogano, la Sì, ma maggior fan parte finta, lui lo fa veramente molte volte. si fa finta, vabbè. Però, ecco, io gli ho detto: guarda Andrea, io non mi sono mai drogato, anche per il problema che ho io, e è una cosa che comunque disapprovo, è una cosa che dico sempre ai giovani, piuttosto che farvi una canna o farvi una sniffata di bamba, fatevi una sega o andate a Grandissimo, fare. sei O numero uno, Max. andate a puttane, perché andando a puttane aiutate delle persone. E poi gli ho detto, quindi io quindi aiuto. Cioè, se seguo un determinato filone che è contrario al tuo, se tu persisti su quella cosa lì, siamo amici perché Ma io vado nel lato umano e sbaglio tu nel anche tuo. il. Allora, a parte ti voglio fare due domande. La prima è che, se non mi ricordo male, in modo secondo me abbastanza molto trash, si è buttato anche Diprè sul porno. E già non so come faceva a conoscere delle pornoattrici che comunque sono abbastanza famose. Diprè ha iniziato con me a fare porno. Per cui l'hai introdotto tu al mondo del porno? Esattamente E poi l'altra cosa, ma Max, ma ok che tu fai video su video e tu il tuo main business è fare il pornattore. Diprè, cioè, che, come cazzo si mantiene quella persona? lui sì. è Molte domande qui. comunque, ma comunque c'è, vabbè, tanto mi sa che io parlo sempre per la persona che ho conosciuto lui. Lui è una delle persone più generose che ho conosciuto, cioè nel senso con le persone a lui vicine, cioè nel senso. Non ho mai avuto sgarrio con lui, cioè non abbiamo mai avuto litigi, a parte questa divergenza di pensieri, ci siamo separati, ognuno il suo, però c'è rispetto totale. E quindi, aspetta, qual era la domanda? Come si mantiene? Cioè, fa il Ah, pornoattore? Io vedo che fa dei video e è sempre in giro per il mondo. Come si lui mantiene? i soldi ce li aveva già, cioè non è che Ma qui ce si l'aveva già per le sue TV su famiglia. Sky e per le cose che ha fatto quando è diventato famoso? Capito? Cioè, io non sono, cioè, capito? Quello non lo so, capito? Cioè, nel senso, come faccio a sapere? Cioè, non è. Io Perché sono uno che. il tipo ha detto: guardate, ragazzi, se io faccio una serata, ho visto un ultimo video. Se spendo 70.000 è poco. E mi sembra strano che abbia, cioè, che abbia così tanti soldi per ridursi così. Cioè, secondo me, magari, non lo so, galleggia, non so, riesce comunque a non andare sotto, riesce a tirarsi su un bel gruzzoletto, però non credo che abbia tutti quei Io soldi. quando ero con lui, cioè, lui sta bene di soldi, non gli ho chiesto ovviamente come li ha guadagnati e cosa ha fatto dei soldi, sono totalmente contrario a quello che fa adesso, te l'ho già detto, Bravo, sì, concordo. lui aveva già soldi, cioè nel senso, ha sempre avuto, cioè non è che fa queste cose per guadagnare, anzi lui ci spende per fare è l'unico pornattore che ci spende invece di guadagnarci. Lui lo fa perché, non so, perché vuole
cioè si diverte così, non so, ha soldi, non so da dove escono, però quello devi chiederlo a lui, cioè come posso sapere da dove arrivano i soldi, cioè capito? È una domanda che non so darti una risposta. Certo è che penso che non abbia niente di problemi legali, se no, cioè nel senso, sarebbe già stato arrestato. Ho letto adesso che in sti giorni ha vinto anche una causa contro Benedetta Parodi, che era uscito, quindi sì. Su Google, ha vinto una causa, è uscita su tutti i giornali, cioè non è una cagata. Ha vinto una causa contro Benedetta Parodi, non so bene i Perché dettagli. tutte e due cucinavano, vabbè, comunque.